Buonasera, grazie per la vostra numerosa presenza. Abbiamo usato tutte le sedie che avevamo, per fortuna, meno male. Lascio la parola subito al vice sindaco che ci fa il saluto, perché sapete che questo è l'ultimo evento dell'Alzheimer Fest che abbiamo organizzato il 16-17 settembre. Qui chiudiamo gli eventi musicali, invece le mostre saranno aperte fino all'8 ottobre, quindi venite a trovarci perché ci sono cose molto interessanti. Lascio la parola al vice sindaco e poi vi dirò ancora alcune cose. Grazie, innanzitutto complimenti per essere numerosi, benvenuti a tutti, buona serata, buonasera. Devo dire che avete scelto un orario che valorizza in modo particolare il chiostro, poi poesie e musica. Io credo che si possa chiudere, tra virgolette, come eventi in maniera veramente esplosiva questa Alzheimer Fest, perché comunque Alda Merini, mosaico di fortissime debolezze, penso che interprete migliore è difficile trovare. Quindi io vi auguro una buona serata a tutti e grazie ancora. Il padrone di casa, voi sapete che noi abbiamo il chiostro grazie alla convenzione che il comune di Gavirate ha fatto con la provincia, e quindi questo bene diventa fruibile da tutti ed è un bene veramente magico. Tutti gli eventi qui si valorizzano anche per l'ambiente. Alda Merini è sicuramente parte del nostro progetto di inclusione, di accoglienza delle fragilità. Noi qui nei locali del chiostro facciamo i laboratori per i malati di Alzheimer e stiamo progettando i laboratori per i malati di Parkinson, perché pensiamo di dover dare un aiuto alle famiglie che hanno un carico di cura veramente impegnativo. So che in sala c'è il dottor Dino Azzalin, che ha conosciuto Alda Merini. Sì, gli chiediamo una breve testimonianza prima di iniziare la musica e la poesia. Grazie. Beh, questo è un attentato, io non c'entro niente, grazie per avermi chiamato, ma non ho nulla da aggiungere. La mia testimonianza è una testimonianza di amicizia, perché ho conosciuto Alda Merini intorno a metà degli anni Ottanta, un servizio di epoca, e raccoglieva un po' le voci di allora, le voci poetiche di allora, e quindi ci siamo trovati, ricordo, a partire Calaratese per questo servizio, e c'era la RAI, c'era tutta la... Tutto quello che c'era. Ed era appena uscito un libro bellissimo che si chiamava Vuoto d'amore, un libro che Giovanni Raboni non ebbe nessun tipo di tentennamento a definirlo come il florilegio di poesia degli ultimi 40 anni. E da lì è cominciata l'amicizia, la frequentazione, milanese soprattutto, ma anche varesina. Lei venne, qualcuno c'è presente, che una sera memorabile con Nicola Crocetti, facevamo parte della stessa scuderia, è l'editore più importante di poesia in Italia, mi portò, ti porto una sorpresa, e io già ci frequentavamo spesso, ma devo dire, trovarmi in casa mia due grandi come Andrea Zanzotto e Alda Merini è stata veramente una cosa che non mi sarei mai aspettato, ed è stata una serata indimenticabile, al punto che i poeti, era una notte d'agosto, io, molti sanno che organizzo tutti gli anni, da 36 anni credo, la notte dei poeti, e lei venne, rimase poi da me quella notte con tutti noi fino a tarda notte, soprattutto all'alba, a leggere versi e a suonare, cantare, bere, mangiare e divertirci. C'è qualcuno che c'era quella notte, sa cosa vuol dire. Alda era, al di là della sua malattia mentale, infatti in quegli anni ne era appena uscita, aveva raccolto tutte le sue forze possibili e immaginabili, aveva creato veramente un nuovo modo di poetare, un modo molto, molto diverso da quello che in qualche modo eravamo abituati.
che ADA è riuscita ad avere veramente la capacità di far uscire il modo di scrivere dagli accademici e di questo successo. Non si sente. Ah, ecco adesso. Adesso meglio? Però mi pare che il chiostro dovrebbe far arrivare a tutti la voce della poesia, indipendentemente dal timbro e dal tono. Detto questo, non mi ero preparato, quindi ho detto quello che ho... Credo che l'unico modo stasera che abbiamo è quello di ascoltare veramente i versi di Aldo Merini, come quel giorno in cui io ho avuto purtroppo la sfortuna di essere presente anche al suo funerale, e nella chiesa, per ricordare Alda Merini, l'unico modo è quello di leggerla e di amare i suoi versi. Stasera credo che Sara e Eugenia, insieme al nostro grande amico Silvio, saranno in grado di farci amare questa grande poetessa, che al di là di tutto non ha avuto forse nel momento in cui era giusto avere la grandezza di una poetessa celebrata. Credo che questo sia veramente il modo migliore. Stasera con tutti voi, così presenti, tanti, facciamo un applauso a loro che se lo meritano ed sono contento di essere qua. Grazie. Iniziamo lo spettacolo. Grazie a tutti. Sono nata il 21 di marzo, come di primavera sono le foglie e di primavera sono le preghiere. Sono radice aggrovigliata alle radici, giallo selvatico diradato allo strappo, selciato, avvinghiato al cemento, strada che non si fa strada. Sono pioggia che danza, dondola in puntini da quitrini africani. Sono il fare delle foglie il buio, quando piovono gli dèi, quando cadono gli dèi, saltano le cavallette. Sono fango e orma di nessuno, primitiva impronta di nessuno, sfascio tumorale, macerie di semi sbriciolati, tempesta di materiale plastico. Vuoto del vento, silenzio femorale, fitta obliqua, trivelle e colpi, nuda proprietà. Sono nata il 21 di marzo, come di marzo sono le mandorle, come di marzo sono gli aquiloni, amalgama. Se non vien qua per colpa d'ulla, e l'ero dulce e la gallina è per me, quater amis, quater malnat, venni su insieme un pan di gat. E fa la guerra in Albania, per su montagna, a già fai rat, ne gertuleschi, dalla verma, uete me fenuri. Cada su into l'imboscada, pugli e pisciat, e na fusilada. Mami, 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 40 di 40 no, a San Vittura c'ha vai bot, dormi de con
mi son de quei chi parla in noi. Il commissario l'altra mattina al mamanda faccia malli per lì, noi siamo qua, non sente alcun alma di sé, alma di sé, li tuoi compari, noi li pigliasse anche senza te, ma se parlasse, io firmo qua il tuo condono, la libertà. Spesso tu sei, se resti contento di stare solo chiuso acca dentro. Mamì, mamì, 40 di 40 notte, a savitura c'ha fai bot, dormi de campe de malan. Mamì, 40 di 40 notte, sbattuta su, sbattuta giù, mi son de quei chi parla no. Su sera su, in stara terra, pena de nebbia, da freccia da scur, soltasse mur, passe di tram, fra casa e vida del mio Milan. E questa strisce giù la sera, a stuma, stomming e pe, gentule, in tu cantun, a par de pes, propri di su. Le pesche in guerra, a sta sulla terra, la libertà, la vana sviata. Mamì, 40 di 40 notte, a savitura c'ha quel bot, dormi de campe de malan. Mamì, 40 di 40 notte, sbattuta su, sbattuta giù, mi son de quei chi parla no. Mi parli no. Sono gli anfratti bui delle osterie dormienti, dove la gente culmina nell'eccesso del canto. A me piacciono le cose bestemmiate e leggere, e i calici di vino profondi dove la mente esulta, livello magico di pensiero. Troppo sciocco è piangere sopra un amore perduto, malvissuto e scostante. Meglio l'ubriacatura del genio, meglio, sì meglio, l'indagine sorda delle scorrevolezze di vite. Io amo le osterie che parlano il linguaggio sottile della lingua di Bacco, e poi nelle osterie ci sta il nome di Charles, scritto a caratteri d'oro. I numeri di telefono scritti sulla parete sono nati grazie alla stanchezza o forse all'indolenza. Le penne in casa mia sono introvabili e d'altra parte i miei amici mi hanno così viziata che le grosse fatiche le lascio fare a loro. E allora, sparito lo Sbaini, vanno al bar di sotto e guardo il commesso scrivere i conti e il menù. Mi vendico dello Spaini super efficiente segnando numeri sui muri con rossetti e lapis trovati per terra. Picasso faceva lo stesso. Poiché non lo lasciavano disegnare, imbrattava di vernice fresca le lenzuola di bucato, tanto che gli diedero del tardone e dell'indemoniato. I ragazzi geniali,
i vecchi geniali hanno sempre fatto cose strane. Come la famosa O di Giotto, che lasciò stupefatto Cimabue. Anche il mio primo verso scritto con il gesso su una lavagna venne notato da tutti. Lo stupore prese anche me e cominciai a credermi poeta. Und Herr Alfi, der Sehne, und die Treppe im Gesicht, und Mechitte an dem Messer, doch das Messer sieht man nicht. Blauen Sonntag, jeden Tutor, man am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Messer nennt. Und Eier bleibt verschwunden. Manche reiche Mann und ein Geld hat Mäckig Messer, den man nicht beweisen kann. Jenny Tauler wird gefunden mit dem Messer in der Brust. Riscoprono finalmente le strade pulite, i bar leccati, i ristoranti freschi e i convenevoli delle cenette a due. In casa mia non ci si può mai baciare. Tra l'innamorato e me c'è sempre a dividerci una grossa colomba di Pasqua, un dessert rovesciato sul tavolo. Mia figlia dice che sono disordinata perché ho paura d'amare. Credo che abbia ragione.
Di solito i liberi professionisti del pensiero cercano l'ispirazione in modo diverso. C'è chi si siede a tavolino, chi si mette davanti a un foglio bianco e chi assume un'aria molto seriosa, e c'è chi aspetta che Dio lo gratifichi con un inedito. Io ho scelto la via più manuale. Mi sveglio di malumore, con la bocca impastata, non mi ricordo più dei miei successi, mi lamento dei pochi redditi editoriali e comincio a sacramentare. Non so perché, ma quando devo scrivere divento violenta. Faccio telefonate a destra e a manca a soldo killer inesistenti e decido che in giornata avrò giustizia. Mi hanno detto che recentemente sono tornati di moda gli angeli custodi e anch'io devo avere il mio, perché a un certo punto mi invade la pace celeste, divento completamente ebete e inizio a scrivere. Non mi occorre la penna. Telefono a uno dei 24 segretari del cuore e detto loro questo stato di grazia. A loro volta non capiscono nulla, se non che ho rubato loro del tempo. Ma ai miei editori, con i quali mi lamento sempre, non dirò mai cosa provo io quando ricevo la visita dell'ispirazione. To everything, turn, 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 every season, turn, 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 and a time, to have a purpose and the rhythm. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time for love, a time. Everything, turn, 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 the reason season, turn, 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 and a time to have a purpose and a rhythm. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to move, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything. Turn, 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 the reason season. Turn, 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 and a time to have a purpose on the run. A time for love, a time for rage, a time for war, a time for peace. A time you may embrace, a time to refrain from embracing. To everything. Turn, 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 the reason season. Turn, 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 and a time to have a purpose and a rhythm. A time for love, a time for rage, a time to run, a time to soul. A time for love, a time for rage, a time for peace. I swear it's not too late. Do everything. Turn, 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 the race is season. Turn, 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 at a time to every purpose under rhythm. To everything. Turn, 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 the race is season. Turn, 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 at a time to every purpose under rhythm. Impunito e della grazia in attesa. Il mio letto è una zattera che corre verso il divino. Blatterò sempre per non arrendermi a Dio. Non sono una donna domesticabile. Non faccio
faccio niente per diventare bambina. Sono morta in inquieta quando mi levano lo spazio. Più mi lasciano sola e più splendo. Io spesso la botta di cibo per non parlare. Il mio editore farà molto bene i gol sugli assegni. Nessuno mi pettina bene come il vento. Ci sono adolescenze che si innescano a 90 anni. Sono stanca di sentirmi inventare. Ogni orario ha le sue incertezze. I lapsus sono delle tremende spie. Sono una piccola ape furibonda. Lo sconforto non tiene mai conto del firmamento. Gli uomini mi piacciono finché non mi spingono al pianto. Il poeta che vede tutto viene accusato di libertà di pensiero. I poeti sanno quando devono smettere di scrivere. Le mosche non riposano mai perché la merda è davvero tanta! La miglior vendetta, la felicità, nulla fa imbestialire più la gente che vederti felice. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Gli occhi e le battute della gente, la curiosità di una ragazza riverente che mi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole vedere se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tabù, fino a dire che un lano è una calogna. Perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Nelle notti insonni passate al lume del rancore, preparai gli esami, diventai curatore, per imboccare la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra di un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. Allora la mia statura non dispensò più buon umore, a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarmi al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura mia.
mi alzo e depongo 3 carote per terra. Qui, in manicomio, non si può cucinare. Ma ho deciso oggi di aprire una scuola e so bene che le carote fanno bene alla vista. I miei alunni saranno tutti veggenti. Ma ci fu un tempo in cui, se non erro, fui madre. C'è un giullare sotto la mia finestra che passa e ripassa lungo il giorno e la notte. Vorrei domandargli se una donna, anzi una madre, può diventare bambina. Il giullare ha uno sguardo dolcissimo e pare biondo. Ma come mai Guido gira libero per i manicomi e come mai io conosco il suo nome? Se io lo chiamassi e lui mi rispondesse, morirei di paura, perché vorrebbe dire che sono una fata o un'anima veneranda. Però non è un medico, non è un dottore, né un letterato lezioso. Abita in un castello che è tutto suo, ma non si cura di me. Forse non sa neanche che io vivo nel suo maniero e che l'ala che mi ospita ha il nome di manicomio. Perché lui è un signore libero e io sono una reclusa? Perché il signore a cui ho attribuito innumerevoli cortigiani è sempre solo? Perché non si siede mai? Perché non piange? Ho simpatia per questo giovane perché non piango mai neppure io. Lui non sa, ahimè, che i suoi pensieri vengono guidati dal mio sguardo e che sono io che lo governo. Eppure non ho mai pensato né sognato che venisse a liberarmi, perché lui sta bene senza di me. E io sto bene dietro questi ferri.